Ciao a tutti e ben ritrovati sul TG Goblin. Apriamo la puntata con una grandissima notizia. Le nostre affiliate sono diventate ben 37. Sono nate 3 nuove tane, alle quali diamo il nostro più caloroso benvenuto all'interno della famiglia Pelle Verde. Per poter giocare con i Goblin, adesso avete la possibilità di farlo anche presso la Tana dei Goblin di Reggio Emilia, la Tana dei Goblin di Moretta e la Tana dei Goblin di Savigliano. Siamo molto felici di queste nuove affiliazioni, specie per le ultime due che sono proprio qui accanto a noi in provincia di Cuneo. In bocca al lupo e buon gioco a tutti! Ma ora torniamo subito in home page per segnalarvi la recensione di Azzaroth di Rising Sun, uno dei titoli del momento del quale sentiamo anche le voci della Tana. Di carne al fuoco ce n'è tanta. I poteri sono una marea e tutti interconnessi. Le miniature sono infinite e ogni figura fa qualcosa di speciale che rompe le regole. Bisogna tenere bene a mente i propri e altrui poteri. Le carte e relative combo vanno studiate molto bene. Insomma, alle prime partite ci si muove con un bel po' di circospezione e lenti. Poi penso che conosciuti i poteri e gli effetti sia un gioco molto più snello. Nel complesso sono entusiasta. Credo che riveli sotto pelle molti colpi di scena davvero epici. Il gioco è lineare e semplice nelle dinamiche, ma gli elementi casuali pregiudicano qualunque tipo di strategia o tattica. Scordatevi le battaglie, non restituisce quel senso di forza che dava Blood Rage. Mi dispiace, ma al momento per me è un flop, anche perché l'ambientazione l'adoro e mi dispiace parecchio. La scelta dei mandati non è per niente scontata e conoscendo 3 dei 4 mandati che i giocatori dopo pescheranno devi cercare di capire cosa potrebbero fare gli avversari e a volte è capitato di non fare la prima scelta per togliere un certo mandato agli altri. Il sistema di battaglia è molto bello ed è la cosa che più mi piace rispetto a Blood Rage, dove trovi combattimenti troppo aleatori. Qui tutte le informazioni sono a disposizione di tutti i giocatori. Per me non c'è nessun tipo di aleatorietà, se non quella nella pesca dei mandati, con i quali devi cercare di impostarti il gioco. Cambia totalmente se giocato con germanisti silenziosi o americanisti cacciaroni. La controllabilità non è di caso in un gioco a puntata cieca e con così tante variabili, ma è ciò che lo rende divertente. Giocato con amici, alcuni german e puristi del controllo non sono rimasti soddisfatti, in quanto comunque non si ha molto controllo su questo gioco. Beh, è un gioco di maggioranze, ma strizza l'occhio all'American style, anche se non hai dadi. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e vi ricordiamo che se volete leggere altri pareri li trovate sul nostro forum nella discussione che vi linkiamo tra le informazioni sotto questo video. Rising Sun non è stata ovviamente l'unica novità recensita in home page, dove infatti potete leggere anche quelle di Tex fino all'ultima pallottola e Fuori Salone della Cranio Creations e anche quella di Dream On, party game della Cool Mini or Not. Si è anche parlato di progetti Kickstarter e il nostro regista Dave ha scritto per la Tana un articolo su The Faceless, gioco collaborativo che sfrutta bussole e magneti. E sempre tra gli articoli vi segnaliamo anche la bellissima guida strategica dedicata a The King is Dead e l'avvio di una nuova rubrica curata dal nostro caporedattore, nella quale si parlerà di meccaniche e sulla quale ci soffermeremo nelle prossime puntate con i nostri servizi centrali. Inoltre ci sono stati molti articoli dedicati a Play, fatti di numeri ed emozioni, ed è anche uscita la puntata del nostro podcast dedicata a Play e al Goblin Magnifico. Il servizio di oggi invece è dedicato al nostro autore preferito. Proveremo a rispondere alla domanda: mi consigli un gioco di Feld? Yes, we Feld! Stefan è senza dubbio il nostro autore preferito. Abbiamo quasi tutti i suoi giochi nella nostra collezione e ce ne vantiamo, anche indossando queste splendide magliette, opera degli amici della Tana dei Goblin di Vicenza. Spesso ai giochi di Feld vengono associate le parole insalate di punti e sottogiochi, ma il più delle volte in modo errato. Queste caratteristiche sono presenti in alcuni suoi titoli, ma con 26 giochi all'attivo e 2 di futura pubblicazione è un po' difficile attribuirne delle etichette. Allo stesso modo è molto difficile stabilire quali siano i suoi giochi migliori, siccome si rivolgono a target diversi e sfruttano meccaniche diverse, con diverse profondità. Se però avete sentito nominare Stefan Feld e siete curiosi di provare il suo gioco più rappresentativo, allora vi consigliamo sicuramente i Castelli della Borgogna. Nei Castelli della Borgogna, di cui avevamo già parlato nella puntata dedicata ai migliori giochi di gestione dadi, tramite il lancio di 2 dadi prenderemo tessere che posizioneremo sulla nostra plancia attivandone le abilità.
A questo titolo si associa il termine insalata di punti, in quanto ogni tessera piazzata ci fa sempre ottenere qualcosa. Ma soltanto chi saprà gestire al meglio i bonus e farà le scelte migliori al momento giusto potrà trionfare. Secondo noi è il miglior gioco per conoscere le peculiarità di questo poliedrico autore. Se cercate un gioco proponibile a tutti quanti, senza dadi ma ugualmente con una forte interazione in diretta, vi consigliamo Notre Dame, titolo del 2007 di Stefan Feld, nel quale per la prima volta compare uno dei suoi marchi di fabbrica, la lotta alle avversità, ovvero punti negativi da contrastare sprecando preziose azioni. In Notre Dame i giocatori draftano le tre carte pescate dal proprio mazzo e ne scelgono due con le quali modificare la propria influenza nei quartieri di Parigi ed utilizzare i privilegi corrispondenti, ottenendo monete, nuova influenza e punti vittoria, oppure spostando la propria carrozza o uccidendo i dannati ratti. Infatti, se la piaga della peste esploderà tra le vie del nostro quartiere, la vittoria si farà troppo lontana e non basteranno gli oboli versati alla chiesa a tenerci in partita. Notre Dame è un gioco molto veloce che scala bene da 2 a 5 giocatori e che si spiega in pochi minuti. Una vera chicca! Se come noi preferite l'interazione diretta, soprattutto nelle partite testa a testa, allora il nostro consiglio è il primissimo gioco pubblicato dal nostro Stefanone, Roma, volendo nella sua reimplementazione Arena Roma 2. Roma è un titolo esclusivamente per 2 giocatori, nel quale lanciando 3 dadi si potranno attivare le carte di fronte a noi con le quali attaccare l'avversario o ottenere punti vittoria. Scopo del gioco è azzerare i punti dell'avversario o essere il giocatore che ne ha di più quando la riserva è terminata. Tra Roma e Roma 2, il primo è più votato alla gestione delle carte e al fare punti, nel secondo si sente maggiormente l'interazione diretta con più carte di attacco. In entrambi i giochi la fortuna fa la sua parte, pur avendo già alcuni degli elementi classici dei futuri giochi di Feld, nei quali un tiro basso non è mai veramente brutto. Come ogni grande game designer, anche Stefan Feld ha saputo proporre titoli per i giocatori più esigenti, coloro che non sono felici se non possono spremersi le meningi per almeno 2 ore e devono assolutamente controllare tutto. Tra i suoi titoli di un certo peso, il nostro preferito è sicuramente Luna. Luna è un titolo ad informazione completa. Da subito si sa come si evolverà la partita, senza alcun elemento di casualità e con le sole mosse degli avversari a cui reagire. L'ambientazione, come in tanti titoli dello spilungone tedesco, è terribilmente posticcia, ma il gioco regala una profondità eccezionale. Si deve giocare avendo ben presente tutto quello che capiterà nei turni seguenti, le tessere che si sbloccheranno e la posizione che occuperanno il costruttore e la sacerdotessa sulle isole. Luna è un gioco in cui si devono ottimizzare mosse e lavoratori e in cui anche un unico errore può costare la vittoria. Concludiamo con un titolo che solitamente mette d'accordo tutti, fan di Feld e suoi fedeli detrattori, In the Year of the Dragon, titolo del 2007, in cui la lotta contro l'avversità è il cuore del gioco. Riuscire a superare le sciagure che l'anno del dragone porta con sé è fondamentale. In ciascuno dei 12 turni dovremo selezionare un'azione, con la quale ottenere benefici che saranno maggiori se il lavoratore corrispondente abita in uno dei nostri palazzi, poi assoldare un nuovo lavoratore che ci farà avanzare nella scala del prestigio, e infine superare le calamità che il mese porta con sé. Carestie, malattie, esattori delle tasse, invasioni mongole saranno all'ordine del giorno, e solo chi sarà preparato meglio alle molteplici sciagure potrà trionfare. Ci sono ancora moltissimi titoli di Feld che meriterebbero di essere menzionati, perché ciascuno ha la sua particolarità. Però purtroppo non possiamo farlo, altrimenti questa puntata diventerebbe troppo lunga. Il nostro consiglio è quindi quello di lasciarvi incuriosire dei giochi di Feld, di non lasciarvi ingannare dalle etichette. Provarli, soprattutto a partire da quelli più vecchi, e chissà che un giorno anche voi non vi ritroverete a dire Yes, we Feld! Vi invitiamo a dirci qua sotto qual è secondo voi il miglior titolo di Feld e perché, e se vi va consigliateci anche altri autori sui quali vi piacerebbe ci soffermassimo di più. Adesso lasciamo la parola al nostro segugio Killa Priest, che per questa puntata ha scovato delle chicche interessantissime e notizie di annunci non ancora annunciati. Ed eccoci arrivati alle novità, qui il vostro Killa Priest e partiamo per una puntata pienissima di notizie, sia buone che cattive. La nuova stagione tornelistica di Pandemia, il classico gioco in cui dovremo salvare il mondo, è iniziata. Si partirà dai tornei regionali, si passerà a quelli nazionali fino ad arrivare alla finale mondiale, che regalerà alla coppia vincente un viaggio pagato in una qualsiasi città sulla mappa di Pandemic. La finale si terrà quest'anno proprio in Italia, al Lucca Comics and Games, dove i migliori team del mondo si sfideranno fino all'ultimo cubetto malattia.
La Z-Man ha quindi annunciato il loro spin-off della serie. Visto che la finale sarà nel bel paese, avremo Pandemic Italia. Non so nulla infatti né del titolo, tantomeno delle meccaniche o dell'ambientazione, anche se per l'ambientazione punto i miei 2 centesimi sull'antica Roma, che tanto piace agli americani. Ma so per certo chi sarà il co-designer. Paolo Mori, ideatore tra gli altri di Libertalia, Vasco da Gama e Dogs of War, farà team con Leacock per questo ennesimo nuovo capitolo. Che dire, buon lavoro e in bocca alla lupa. Una notizia che farà contenti tanti fan in tana. L'Ares Game metterà a frutto la licenza di Battlestar Galactica, facendo uscire il gioco di miniature, a firma di Andrea Angiolino e Andrea Maimini. Il gioco sarà ovviamente basato sulla serie TV e si occuperà delle battaglie spaziali con miniature già assemblate e predipinte. Per la data di uscita ancora buio cosmico, si dice però che il gioco sarà in anteprima questa estate alla Gen Con di Indianapolis. All'inizio vi avevo detto che ci sarebbero state delle brutte notizie. Beh, è arrivato il momento di dirvele. La prima non ci tocca personalmente, in quanto si tratta di uno scandalo tutto asiatico. Però uno dei più importanti centri di distribuzione anche per il Kickstarter del Sud Asia, la Borders Game Studio, ha preso i soldi ed è scappata, lasciando alla porta centinaia di giocatori. Tra i vari giochi scomparsi e mai consegnati ci sono Food Chain Magnate della Splotter, Cthulhu Wars di Petersen e molti altri. La seconda invece è scoppiata in Francia. Un comunicato della società di autori di giochi francese ha infatti fatto sapere che il nuovo gioco in preordine della Wonder Dice, un gioco basato sul franchise di Alien, sembra sia stato plagiato da un prototipo di alcuni anni fa del designer François Bachelard, che era stato presentato proprio alla casa editrice in questione. Viste le informazioni che girano, sembra che la Wonder Dice abbia deciso di prendere il gioco e continuare lo sviluppo senza il suo consenso, quindi senza copyright e il suo nome sulla scatola. Visto che la legislazione sulla paternità dei giochi da tavolo è una specie di ambiguo labirinto, non si sa se ci saranno reazioni di tipo legale da parte del designer. Bene, basta parlare di mestizie e concludiamo con una nota lieta. Primo gioco in uscita per una nuova designer americana, Catherine Stippel. Il gioco si chiamerà Nyctophobia e fino a 4 giocatori dovranno riuscire a fuggire da un serial killer che li sta braccando. Uno dei giocatori al tavolo impersonerà lo psicopatico e la particolarità del gioco è che gli altri giocatori dovranno indossare degli occhiali che impediranno di vedere, lasciando quindi esclusivamente il tatto per interagire con il board. L'idea del gioco nasce in quanto uno dei parenti e compagni di gioco di Catherine è una persona non vedente e Nyctophobia si pone l'intento di far provare ai giocatori cosa significa essere ciechi e quindi dover esplorare il gioco esclusivamente con gli altri sensi. Sarà inoltre fondamentale aiutarsi a vicenda, cercando di creare una mappa mentale del board grazie alle informazioni date da tutti quanti. Bene, anche questa puntata è finita, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima con un sacco di novità! Prima di salutarci, vi ricordiamo gli eventi delle nostre affiliate. Domenica 29 aprile, la neonata Tana dei Goblin di Savigliano invita tutti alla prima Ludomenica presso la sede dell'associazione. E la Tana dei Goblin di Città di Castello organizza Ludi Castello il 5 e 6 maggio, 1 a 2 giorni a tema ludico nella splendida cornice del quadrilatero del loggiato Gildoni di Città di Castello. Sempre 5 maggio la Tana dei Goblin di Lodi invita tutti quanti al consueto sabato ludico presso la sede della Tana San Martino in strada dal pomeriggio fino a tarda notte. Infine, la Tana dei Goblin di Padova e Vicenza organizzano il 5 e 6 maggio la terza edizione di Idea G, la manifestazione dedicata agli autori di giochi e aspiranti tali, a Padova presso la Scuola Internazionale di Comics. Grazie per averci seguito e buon gioco!